sembra proprio l'entrata di un circo, ma è l'ingresso dell'unità operativa complessa di chirurgia pediatrica dell'ospedale Garibaldinesima, diretta dal dottor Sebastiano Cacciaguerra. Venite con noi, lo spettacolo inizia. Professore Cacciaguerra, dunque, per continuare un po' la metafora del circo, visto che siamo proprio immersi in questa ambientazione, che è fatta ovviamente per i piccoli pazienti, qui pagliacci non ce ne sono, ma ci sono tanti acrobati che siete voi. Diciamo che è una cosa seria, anche se noi cerchiamo di ricreare un ambiente che sia più giocoso possibile. Questo che vedete in realtà è il day hospital della unità operativa di chirurgia pediatrica, cioè è il luogo dove si effettuano le degenze dei bambini che stanno soltanto un giorno. Per i lungodegenti invece l'unità operativa è dotata di posti letto al piano di sopra. Inoltre noi siamo coadiuvati molto bene dalla terapia intensiva neonatale per quanto riguarda i neonati, quindi grandi malformati, e dalla terapia intensiva pediatrica per quanto riguarda quei bambini con patologia maggiore che hanno bisogno di attenzioni particolari e che magari devono essere intubati nel postoperatorio, hanno bisogno di una terapia del dolore particolarmente importante e quindi le patologie maggiori. Quante sale operatorie avete? Allora, noi abbiamo una sala operatoria, il blocco è dotato di 10 sale. Noi operiamo per la routine 5 volte alla settimana e poi in più ovviamente alla demand c'è tutta la chirurgia d'urgenza, perché noi serviamo... Arrivano da voi tutte le emergenze? Sostanzialmente sì, perché come forse molti sanno, diciamo, il pronto soccorso pediatrico della Garibaldinesima è il pronto soccorso più frequentato, per così io dico così, preferito da ben 44.000 bambini all'anno, per cui da questi ovviamente si generano un certo numero di bambini che hanno bisogno di intervento chirurgico urgente. Facciamo degli esempi. Per esempio l'appendicite acuta, i traumi, tutta la patologia, che so, l'ernia strozzata e cose di questo genere. E questa, diciamo, è la patologia più normale, corrente, quotidiana. Diciamo che noi abbiamo negli anni sviluppato, diciamo, una propensione alle malformazioni dell'apparato digerente e dell'apparato urinario soprattutto. Quelle che sono già dalla nascita. Esattamente, spesso noi già sappiamo da prima che questi bambini nascono. Che avranno bisogno di essere operati. Di attenzioni particolari, di approfondimenti ed eventualmente di interventi chirurgici. E in questo siamo supportati dalla ginecologia, dall'ostetricia del professor Ettore, che appunto è dotata di un servizio di diagnosi prenatale. Per cui c'è gravide spesso vengono proprio a partorire da noi, cioè fanno quello che si chiama il trasporto in utero, in maniera tale che il bambino appena nato poi viene studiato ed eventualmente si interviene. Questo, sì. E mi riferisco per esempio a grandi patologie come l'ernia diaframmatica, tutte le malformazioni dell'apparato digerente, l'atresia dell'esofago, le malformazioni anche polmonari. E queste, ripeto, hanno bisogno di una attenzione particolare sin dalla nascita e spesso devono essere operate nelle prime ore o nei primissimi giorni di vita. Professore, ma operare su pazienti così piccoli che cosa richiede in termini ovviamente anche proprio di conoscenza, di formazione, di attitudine? Ma di attitudine ovviamente è un'attitudine particolare, perché tutti noi siamo padri o madri e quindi c'è una tensione, un'attenzione particolare, cioè noi trattiamo questi bimbi come se fossero i nostri e questo implica ovviamente anche una tensione proprio emotiva particolare, molte notti insonni, pensieri. Ma lei mi diceva che di fronte ad un intervento magari anche più complesso degli altri le capita spesso di non dormire la notte prima e anche la notte dopo? Perché no? Perché prima ci pensi, poi dopo lo realizzi, quando sei lì
beh, sei lì, devi essere una lucido, macchina. Lucido, freddo. Sì, e dopo però ovviamente il, cuore poi certo, c'è. Il post-operatorio è anche molto impegnativo, ma in questo, come dicevo prima, siamo aiutati molto bene dagli intensivisti neonatali e dagli intensivisti pediatrici. Ma è vero che i suoi colleghi chirurghi generici, quelli che operano gli adulti, dicono che non potrebbero mai fare il suo lavoro? È la battuta che mi sento dire più delle volte. Magari c'è il chirurgo generale che si affaccia, vede che sto operando un bambino di 2 kg e mi dice: ah, non lo potrei fare mai. Effettivamente sì, perché poi a parte, diciamo, la perizia particolare, la strumentazione, certo. È tutto diverso, è tutto un approccio completamente diverso, però effettivamente la tensione è diversa. Immagino, io al contrario non mi troverei bene ad operare un adulto, perché mi confonderei, mentre viceversa, diciamo, ormai questa è la nostra abitudine. Questa un'unità operativa è nata nel 2004 e quindi proprio in questi giorni compiamo 18 anni. Siete maggiorenni. Maggiorenni, esatto. E adesso, dottore, siamo entrati in sala operatoria con lei, abbiamo assistito ad un intervento, uno fra i tanti, quello che era programmato giusto per questa mattina. Di che si tratta? Ce lo può descrivere? Allora, era una malformazione delle vie urinarie. Una malformazione dell'uretere. Una bambina di una bambina di 4 anni. Mm-hmm. In genere questo tipo di patologia noi la approcciamo molto prima. In questo caso, per qualche motivo, era sfuggita alla diagnosi e quindi l'abbiamo trattata con una tecnica endoscopica, perché noi siamo dotati di tecnologia, ma da sempre, devo dire, di tecnologia molto invasiva, molto, molto avanzata, cistoscopi, ureteroscopi, e in particolare oggi abbiamo effettuato l'apertura di questa saccoccia che si chiama ureterocele, che protrudeva dentro la vescica e che impediva il deflusso dell'urina. E abbiamo utilizzato una tecnologia laser che taglia e coagula con grande precisione e senza diciamo spandimento ematico alcuno. Quindi stiamo vedendo proprio le fasi di questo intervento, che ovviamente si è risolto positivamente. Che è un intervento preliminare, questo qua. Noi siamo entrati con questo cistoscopio miniaturizzato, abbiamo inquadrato questa formazione che andava aperta, l'abbiamo puntato con il laser e abbiamo effettuato un'apertura di questa, della formazione, in maniera tale da consentire il deflusso dell'urina. E poi ci vorrà un altro intervento? Poi presumibilmente noi dovremmo reintervenire sull'uretere per reimpiantarlo, ma intanto l'obiettivo era quello di rendere questo uretere, che era molto dilatato, più piccolo e quindi poi nel secondo intervento più facilmente manipolabile. Professore, viva quindi la tecnologia che vi consente anche queste eccellenze. Sì, devo dire che noi ci siamo da sempre interessati di urologia e pediatrica e quindi di endourologia pediatrica. Abbiamo sempre avuto a disposizione la migliore tecnologia che abbiamo poi affinato negli anni, ma non solo, perché per esempio noi ci siamo allineati a tutte le tecniche mini-invasive, anche quelle che interessano l'apparato digerente, per cui siamo devo dire abbastanza avanti anche con le tecniche, quelle che anche tutto il pubblico conosce, quelle laparoscopiche, quelle mini-invasive, la chirurgia che porta la telecamera dentro buchini, il corpo, quella insomma, dei buchini, quella dei esattamente. Nel caso della chirurgia pediatrica è ovvio che gli spazi sono molto limitati, quindi la tecnologia è anche diversa, perché abbiamo delle telecamere più piccoline, i movimenti sono molto più fini, come potete immaginare. Noi l'abbiamo utilizzato anche per esempio nella ricostruzione dell'esofago in diversi bambini, poi quotidianamente si utilizza nell'addome acuto, quindi quando ci sono questi bambini che vengono con l'appendicite, che è un classico. Quindi lavori di precisione massima. Sì. Professore, l'ultima domanda: come vorrebbe che fosse, come vede il futuro del suo reparto, visto che adesso siete diventati maggiorenni, dopo 18 anni, qual è il prossimo passo? La cosa che io trovo interessante, innanzitutto
voglio dire, la tecnologia si evolve, noi ci evolviamo anche se diventiamo un po' più vecchi, ma la passione è sempre la stessa. Vedo nel futuro i ragazzi che vengono qui per la specializzazione, ecco, vedo io mi dedico molto a loro, mi piace, vedo come se fosse, cioè, tratto come deve se lasciare fosse, degli eredi per forza, perché se no non siamo eterni. Ma poi devo dire che mi appassiona particolarmente questo aspetto della didattica. Noi abbiamo degli specializzandi che ci vengono mandati dalla scuola di specializzazione di Messina e quindi vengono a ruotare qui. Loro sono, mi dicono, molto contenti perché vengono coinvolti nell'attività di tutti i giorni, dalle cose piccole alle cose più importanti, e quindi è bello vederli crescere, spiegare loro gli interventi, farglieli fare, e sono loro ovviamente il futuro. Grazie, buon lavoro a questo reparto, al suo staff. Grazie. La chirurgia pediatrica diretta dal dottore Cacciaguerra è una chirurgia a cui sono molto legato, è chirurgia ovviamente rivolta ai bambini, fragili, delicati, è una chirurgia performante inserita nel Dipartimento Materno-Infantile diretto dal professor Ettore Algaribadi.